Ciao ragazzi, da Ked Luke, eccoci qua come promesso per la mia recensione del bellissimo cabinato di Miss Pacman. Ragazzi, questo ho finito di montarlo ieri, guardate che bello che è, col suo mobile tutto in legno. Ragazzi, questo l'ho preso perché anche se è un modello del 2021, avevo una lista di giochi molto interessante. Volevo prendere il Classe of 81, ma mi sarebbe costato circa 150 euro in più. Per cui ho optato per questo. Ragazzi, guardate che bello che è il suo marquet illuminato. Praticamente ha gli stessi giochi, tranne un paio che non ci sono, The Class of 81, Galaga 88 di Dago 2. Poi vedete, ha una lista di giochi molto varia, cioè Miss Pac-Man, che io ho nel NAMM School, però qua non salva i record, Tower of Druaga, Rally X e King of Balloon, che io non ho su Pac-Mania. Poi ha molti altri giochi che io ho già all'interno del cabinato del Pac-Mania, però qua ragazzi, cosa interessante, qua c'è il monitor della BOE che è nettamente superiore a quello del Pac-Mania. Nonostante questo cabinato sia uscito dopo, montavo a questo monitor che rende i giochi assolutamente la visuale molto più bella, vedete dovunque vi mettete l'angolo di visione è sempre ottimo, cosa che non accade purtroppo assolutamente con il cabinato del Pac-Mania. Vedete ragazzi, qua è il mobile praticamente identico a quello di Space Invaders che ho appena dato via, però questo è uscito qualche anno dopo e ha, cosa molto interessante, il marchio illuminato e anche vedete la sua bella protezione in plexiglass qua sulla plancia, cose che mancavano nei cabinati di Space Invader, altrimenti probabilmente l'avrei anche tenuto, ma soprattutto il discorso del marquet è una cosa che veramente non mi andava giù. E quindi sapete che l'ho scambiato col bellissimo cabinato di Marvel vs. Capcom 2, che nei prossimi giorni penso di farvi una recensione anche di quello. Ragazzi, sono molto soddisfatto di quello, mi è costato veramente poco, solo 300 euro, mentre ripeto, se avessi voluto prendere il Class of 81 avrei dovuto spendere almeno 150 o 170 euro in più, per cui ho optato per questo, perché a me interessava avere il Rally X, Tower of Druaga, King of Baloo, Miss Pac-Man e soprattutto giocare questi giochi sul monitor della BOE, che sono i migliori per questo tipo di cabinati. Vi faccio vedere, vedete, questo ha già, ci sono già le opzioni rispetto a quello di Space Invader che non aveva alcuna opzione, vedete, schiacciando il tasto del secondo giocatore vi fa entrare nelle opzioni dove potete modificare, vedete, il numero di vite, quando avere la vita bonus, il livello di difficoltà, la velocità, questo per il Pac-Man. E questo è la cosa molto interessante, il pixel smoothing, che praticamente vi fa assomigliare lo schermo a un monitor CRT. Vedete, salviamo e usciamo. Adesso vi faccio vedere una partita col Pac-Man con questa opzione inserita. Faccio vedere come diventa lo schermo. Vedete com'è. C'è questo effetto di leggera sfocatura che fa assomigliare il monitor a un CRT. Ragazzi, questo si gioca veramente bene. Salve record, avete fatto. Ecco, qua mi è già seccato. Ok, abbiamo finito il primo schermo. Adesso ragazzi vi faccio vedere la differenza. Schiacciando il tasto un giocatore e tenendolo premuto vi fa tornare al menu iniziale. Adesso vi faccio vedere senza questa opzione inserita.
che lo schermo diventa molto più definito, e lì sono scelte che poi uno fa, però avete questa opzione, non so se si riesce a notare la differenza, ma vi assicuro che così è molto più definito. E quindi è un'opzione che c'è, potete scegliere voi, se avere uno schermo più simile ai CRT, attivando quell'opzione smoothing, oppure giocare senza, avere uno schermo un po' più definito, però diciamo che vi porta un po' meno alla memoria, alla nostalgia per i cabinati anni 80. Vedete qua, stessa cosa per il Galaga, qui è inserita, vedete qua c'è il mio record 139.000, ragazzi, Galaga è un certo gioco che ha bisogno di presentazioni. Con questa opzione lo schermo sembra veramente, assomiglia molto a un CRT di quelle della sala giochi, il video è meno definito, e sono cose che poi decidete voi se attivarlo o meno, ci vuole pochi secondi per attivarlo o meno e godere il gioco in una maniera o nell'altra. Questa è un'opzione valida, presente in tutti i giochi. Vedete, poi proseguiamo con la lista dei giochi. Abbiamo Galaxian, che è una sorta di Galaga, in cui però non potete accoppare le due astronavi, è ancora più difficile. Di nuovo qua cosa abbiamo? Tower of Druaga, che è una sorta di RPG con labirinto. C'è una cosa bella che qua praticamente ogni volta che partite si forma un labirinto diverso, quindi ogni partita è diversa l'una dall'altra, dovete cercare di evitare i nemici oppure cercare di colpire con la vostra spada, vedete? Però non è facilissimo, dovete avere un timing eccezionale per riuscire a colpire quella strada. Una volta capito, diciamo, dove dovete andare per recuperare la chiave, poi dovete andare a cercare la porta. Vedete qua, mi ha seccato. Ripeto, non è per niente facile trovare, riuscire a dare una mazzata ai nemici. Trovato, queste sono bellissime le musichine anche di questo gioco. Vediamo se riusciamo ad andare a recuperare la chiave, non sarà per niente facile. Ragazzi, ci abbiamo fatto a recuperare la chiave, adesso dobbiamo solo andare, riuscire a entrare nella porta, ma anche qua mi sa che non sarà così semplice. E dopo un po' ci sono anche queste sfere che vi inseguono. Quindi ragazzi, non è per niente facile questo Tower of Druaga.
Dopodiché, ragazzi, abbiamo Rally X, altro gioco per niente semplice, che io amo moltissimo, però in cui dovete raccogliere le bandierine. Avete la mappa qua sulla destra, potete lasciare dietro il gas per cercare di far rallentare gli avversari. Oltretutto qua avete anche la benzina. Adesso non è facile giocare con la mano sola, ma questo, ragazzi, è assolutamente un gioco difficilissimo, ma molto molto divertente. Dovete anche evitare questi massi. E quando finite lo schermo, quando avete preso tutte le bandierine. Ma non ci siamo riusciti. Ragazzi, Rally X, molto difficile, ma bellissimo, assolutamente gran bel gioco. Ok, adesso vi faccio vedere. King e Balloon, che è uno sparatutto molto particolare. Avete i cannoni, dovete proteggere. Se ve lo rapiscono, dovete colpire il palloncino in modo che ritorni alla base. Anche qua non è per niente facile. Vi saluta anche, bye bye. E avanti così, ragazzi, siamo tutti a eliminare la prima ordata di nemici. È un sparatutto molto particolare, molto nipponico, ma anche molto divertente. Altre cose importanti, qua vi salva i record. Poi, vabbè, ragazzi, i giochi sono i soliti, abbiamo Mappy, bellissimo, Rolling Thunder, Rompers, Debug, tutti dei classici. Che dire, è un cabinato fantastico, soprattutto anche il rapporto qualità-prezzo ci sta assolutamente. Quindi ve lo consiglio, se lo trovate a buon prezzo, portatevelo a casa. Questi sono anche più facili da montare rispetto a un Deluxe. E se riuscite a trovarlo a prezzo, certo che se ve lo propongono a 400-450, a quel punto lì magari valutate di acquistare già un Deluxe, tipo un Class of 81, che ha gli stessi giochi più un paio in più, e ha wifi e senza riser. Ma ripeto, a prezzo budget, come può essere quello che ho pagato io, vedete qua, ragazzi, ho a fianco i due che ho pagato meno, perché sono due modelli del 2021 che qua in Italia, in Europa, sono arrivati l'anno scorso, praticamente dalla seconda parte del 2023. Io Ridgeracer l'ho visto a prezzi assurdi, l'ho pagato 3,50, l'ho visto su certi siti anche a più di 600 euro, perché probabilmente le scorte si stanno esaurendo. È un gioco che comunque va per la maggiore. Questo Miss Pac-Man, se riuscite a portarlo a casa a un buon prezzo, vale assolutamente la pena, perché, ripeto, ha una lista di giochi molto molto interessante al suo interno e molto varia, che ad esempio non hanno altri cabinati che costano anche di più della Cardone. Bene, ragazzi, grazie per aver visto anche questo video. Al prossimo video da parte di Arcadiuk arriverà a breve la recensione di Marvel vs. Capcom 2. Ciao ragazzi, al prossimo video.